Perché radice di 2 per radice di 5 fa radice di 10? E soprattutto, che utilità ha un'operazione del genere? E in generale, che utilità hanno i radicali nella vita e nelle applicazioni della matematica? Vediamolo svolgendo questa operazione attraverso le proprietà dei radicali e attraverso il valore che ciascuna di queste due espressioni, radice di 2 e radice di 5, esprime numericamente attraverso dei numeri decimali. Vai! Per calcolare questa espressione osserviamo preliminarmente che le radici quadrate, qui sottinteso un 2, possono essere espresse in questo modo, come 2, che è il radicando elevato alla 1/2, 5 elevato alla 1/2. Per capire prendiamo una radice un po' più comoda, la radice quadrata di 4, che per definizione è quel numero che elevato alla seconda fornisce come risultato 4, ed è 2, 2 alla seconda fa 4. D'altra parte, se noi 4 sotto radice lo esprimiamo in questo modo, 4 alla 1/2, osserviamo che 4 è uguale a 2 alla seconda alla 1/2, possiamo moltiplicare per le proprietà delle potenze esponente per esponente, viene 2 alla 2/2 che, guardate un po', è 2 alla 1. Ora, senza andare troppo oltre, partiamo da questo presupposto, perché sfruttando le proprietà delle potenze possiamo esprimere questa moltiplicazione come il prodotto di 2 per 5 alla 1/2, visto che le due potenze hanno lo stesso esponente. E questo viene pari a 10 alla 1/2, che per la definizione che ho utilizzato prima è uguale a radice quadrata di 10, che era un po' quello che volevamo dimostrare. Naturalmente mi rendo conto che come introduzione dell'argomento non è proprio il top e che i radicali in effetti nelle loro proprietà nascondono delle insidie, però come alternativa cosa potevamo fare per calcolare la radice di 2 per la radice di 5? Potevamo, volendo, utilizzando anche una calcolatrice, calcolare queste espressioni, perché radice di 2, radice di 5 e radice di 10, come la radice di 4, sono associate a delle espressioni, sarebbero venute fuori in questi tre casi tre numeri irrazionali, cioè tre numeri decimali con un numero infinito di cifre, senza una ripetizione e senza poter scrivere queste espressioni come frazioni numeriche, come rapporti tra dei numeri interi, e avrei dovuto moltiplicare questa espressione per questa espressione. E come moltiplichiamo questa espressione per questa espressione? Non è un conto proprio agevole e soprattutto devo approssimare, quindi devo lavorare con la moltiplicazione di due espressioni che, voglio dire, non sono proprio quelle reali, ottenendo magari dopo un calcolo un po' più complesso un'espressione ancora approssimata. E questo è un caso, come dire, elementare, perché se andiamo a considerare la radice cubica, la radice quinta, le addizioni, le moltiplicazioni, le divisioni, le potenze, potrebbero venire fuori espressioni con i radicali che attraverso questo metodo, ahimè, non sarebbero calcolate in maniera molto agevole. Per questo si introducono operazioni di questo tipo in cui si sfruttano proprietà un po' particolari che hanno bisogno di tempo per essere digerite e altre proprietà che vengono applicate invece ad altre operazioni. Uno potrebbe anche dire, ok, ma perché ci soffermiamo così tanto sui radicali? A cosa servono? Allora, i radicali vengono fuori un po' ovunque. Il primo radicale storico, la radice quadrata di 2, è venuta fuori, ad esempio, nel calcolo del lato di un quadrato nota la diagonale. Le radici quadrate, le radici cubiche vengono fuori, ma anche altri tipi di radici nelle soluzioni delle equazioni. Le leggi fisiche sfruttano anche la radice quadrata. Se io volessi calcolare la velocità con cui questo gesso arriva a terra, se venisse lanciato da questa altezza, dovrei moltiplicare due volte l'accelerazione di gravità per l'altezza ed esprimere il tutto sotto la radice quadrata. La radice quadrata permette di esprimere la velocità di un corpo, nota energia cinetica e massa. Le radici quadrate sono alla base di molte funzioni che vengono poi utilizzate come modelli, ad esempio anche in economia, calcoli che possono essere utilizzati nell'ingegneria in tante sfere del sapere in cui è necessario appunto avere delle basi legate appunto ai radicali. Quindi, con calma, con tranquillità, i radicali vanno, come dire, compresi, hanno bisogno di un tempo anche per essere capiti, ma sono molto utili dal punto di vista applicativo, anzi sono uno di quegli argomenti che poi ci portiamo dietro trasversalmente. Sull'opportunità invece di lavorare molto sui radicali, perché a scuola si arriva anche a utilizzare polinomi, eccetera, eccetera,
Forse lì si può discutere rispetto alla possibilità di trattarli più o meno rispetto a quello che poi ci servirà dopo. D'altra parte però quando si insegna in una scuola bisogna tenere conto anche del livello raggiunto, del contesto classe, di quanto magari le proprietà dei polinomi sono note, quindi quando magari può essere in realtà invece utile ripassarle anche sfruttando i radicali. Però ripeto, in generale è un argomento che ci serve e come. Il senso di questa video lezione è quello di introdurre appunto i radicali come una possibilità di esprimere particolari numeri, i numeri non razionali, ma anche numeri interi, attraverso un'altra forma. Non è la prima volta che si fa una cosa del genere in matematica, perché quando si incontrano i radicali già siamo passati dalle frazioni, che se ci pensate sono un modo di esprimere numeri interi, decimali, limitati e periodici, e per cui si può ripetere lo stesso discorso fatto prima, nel senso che un conto è lavorare con le espressioni che riguardano le frazioni, un conto è lavorare con dei numeri decimali in espressioni che poi ci serviranno. Quindi, per quanto i radicali possono sembrare complessi, in realtà rispetto a proprietà che possono essere tranquillamente capite, possono essere tranquillamente gestite e che ho introdotto già in questa video lezione, in cui potete un po' andare a vedere quelle che sono le caratteristiche appunto dei radicali, non solo rispetto alle moltiplicazioni ma anche rispetto ad altre operazioni. In generale è importante osservare che attraverso l'utilizzo di queste forme, che appunto rappresentano dei particolari numeri che possono essere interi o decimali, possiamo ottenere un modo più comodo e più preciso per fare dei calcoli, precisione che ci serve appunto in tante applicazioni, per esempio in fisica, è di natura molto più pratica, e che si ritroveranno anche nelle funzioni. Ad esempio, per risolvere un limite che porta a una forma di indecisione infinito meno infinito, si utilizzano quelle che vengono chiamate razionalizzazioni, di cui magari parliamo in un'altra sede.